¡Chao! Bienvenidos amigos del Garage TV a un nuevo episodio de Potenza Azzurra, el programa que explora los secretos detrás de una de las principales potencias del mundo en lo que a motores se refiere. Acompáñenos a recorrer durante la próxima media hora las distintas regiones de Italia en busca de los mejores vehículos, los más interesantes eventos y las más fabulosas galerías. Nos encontramos en la ciudad de Padua, o Padova, para disfrutar de un nuevo evento dedicado a los automóviles vintage. Pero no se dejen engañar. Con 34 ediciones, 115.000 visitantes y 5.000 vehículos en exhibición, el Salón e Auto e Moto d'Epoca no es un encuentro cualquiera, sino uno de los más importantes de la región. Si esas cifras no lograron impresionarlos, sepan que estaremos recorriendo 11 de los pabellones del predio ferial de la ciudad, lo que representa una extensión total de 90.000 metros cuadrados. Sono Mario Carlo Bacchellini, sono organizzatore della Fiera Auto e Moto d'Epoca che si svolge a Padova dal 26 al 29 ottobre. Quest'anno siamo alla 34esima edizione, questa manifestazione anche quest'anno sta battendo tutti i record sia in termini di pubblico ma soprattutto in termini di auto. Pensate che qui dentro ci sono più di 5.500 auto, di cui 4.500 in vendita. I temi principali di questa manifestazione sono che quest'anno abbiamo un'asta molto importante di Bonhams che è tornato a Padova e questo chiaramente gratifica la manifestazione e gli appassionati perché verranno battute all'asta delle macchine veramente molto importanti e molto belle ma di fascia di prezzo variabile, per cui abbiamo sia la macchina molto costosa ma anche la macchina che ha un prezzo accessibile per tutti. Dopodiché abbiamo un evento importante che è quello dei Marfest Classic che per la prima volta a Padova presenta il portale dedicato ai giovani che amano l'auto d'epoca, perché tutti i ragazzi o under 35 i quali si sono avvicinati o si avvicinano all'auto d'epoca troveranno in questo portale la possibilità di avere delle risposte, le auto e soprattutto tutto quello che può servire per sapere come iniziare questa passione qui. Ecco, non dimentichiamo i 700 ricambisti di automobili, di oggetti e di ricambi che ci sono, che rendono Padova la più importante manifestazione europea di questo settore qui. Qui si possono trovare i pezzi di ricambio di qualsiasi macchina, si possono trovare gli accessori che uno vuole, ma soprattutto può ricostruirsi e ricondizionare la sua auto trovando i pezzi che qui sono fondamentali. Buongiorno, siamo a Padova, alla Fiera delle Auto Storiche. Questa è una Abarth 1300 Scorpione SS del 1969. 1300 di cilindrata, 4 carburatori, 100 cavalli. La sua particolarità è di avere 4 freni a disco e le sospensioni speciali Abarth. È una macchina molto particolare, di piccola serie. La carrozzeria era del carrozziere di Vercelli, Francis Lombardi. Veniva costruita sia con il motore 850, venduta direttamente da Francis Lombardi, e poi l'Abarth ne faceva una versione sia 1000 di cilindrata, sia 1300 con sospensioni normali e sia la 1300 SS con le sospensioni speciali Abarth. E di questa con le sospensioni speciali ne sono state fatte veramente pochissimi esemplari. Penso che adesso ce ne siano non più di 20 al mondo di questo modello. Questo modello in particolare è conservato, sono stati fatti solo dei lavori di ammodernamento delle sospensioni e di restauro delle sospensioni. La macchina è conservata originale. Internamente solo 2 posti, la seduta è molto bassa, la macchina è alta in tutto 1,5 m e quindi si guida completamente distesi. La caratteristica particolare è che tutti gli strumenti sono raccolti al centro in un unico cruscotto centrale. Questa macchina in particolare ha un, diciamo, motore di serie, è il motore della Fiat 124 monoalbero, portato di cilindrata 1280 dalla Abarth. Originariamente montava un monocarburatore doppio corpo da 32, adesso invece ha la modifica di 2 carburatori doppio corpo da 40 Weber. E poi rispetto alla versione originale ha i parafanghi posteriori allargati. Aveva i fari a scomparsa, quindi diciamo, i fari si alzano elettricamente dall'interno.
Adesso la macchina monta dei cerchi campagnolo in lega leggera. Originariamente, diciamo, il modello base aveva dei cerchi in Electron da 155. E questa monta invece adesso dei pneumatici 185 che la rendono molto più stabile e veloce sulle curve. Hola, soy Richard Bidorf y estoy aquí por Vintage and Prestige Cars en este evento en Padua para mostrarles magníficos autos. Este Rolls Royce Silver Ghost 1911 es un auto que tiene cerca de 110 años y aún funciona a la perfección. Hace 4 meses lo llevé a España, conduje 1500 kilómetros a lo largo del país, subiendo y bajando colinas, y nunca se descompuso y anduvo perfecto. Es tan bueno como lo fue hace 110 años. Ahora lo voy a encender. Arranca al instante. First time, every time. Cada vez que lo enciendo es inmediato. It comes to life. It was. Era el mejor auto del mundo cuando se fabricó y continúa siendo un buen auto hoy. The car was discovered in the 1960s. Es un coche que fue encontrado en los años 60 como chatarra, lleno de basura. Lo compró un experto en autos, lo restauró por completo hasta llevarlo al estado en el que lo vemos hoy, y funciona igual que el día que salió de la fábrica. Yo no dudaría en comprar un auto como este, de llevarlo hasta Estambul, cambiarle el aceite y traerlo de vuelta. Anda como un auto nuevo. Es una prueba magnífica de Charles Rolls y Henry Royce y sus habilidades en ingeniería. El motor, el chasis, la caja de cambios, es todo original. La carrocería fue hecha de nuevo respetando su estilo original. Es un auto de latón, mayormente hecho con níquel, así que tanto los faros como el radiador y los detalles son de ese material. Es un auto muy especial. La restauración llevó 4 años. Está a la venta. Pedimos 690 mil libras. No es barato, pero es muy especial. Lo bueno de estos coches es que pagas un precio hoy y luego el precio sube. Si lo vendes después de 5 años, tienes ganancia. Son las mejores inversiones. Es hora de irnos a la primera pausa del día. No se muevan de sus lugares. Enseguida volvemos con Potenza Azzurra y el resto de nuestra visita al Salone Auto e Moto de época.